essere contro Seattle per la morte del padre, non esattamente per andare a prendere le sigarette. Intanto il perno 2-3 giorni ai giornali di Los Angeles. Sì, perché purtroppo in settimana non è uscito nei grandi cinema di Los Angeles, tesoro, mi sono ristretti ragazzi, ma purtroppo qui la sceneggiatura è obiettivamente nebulosa, mentre limpidissima è l'idea di come stia attaccando. Grande sensibilità con le mani, Fisher chiuso da Tony Parker, arriva anche Shaq, Duncan che non raddoppia, torna fuori su Robert Horry. Anche avete visto, e provate a dire quante volte avete visto Duncan punito per un fallo in attacco, perché ha spinto qualcuno. Arriva subito, continua la strada di Big Shot Rob. Godete di questo duello, perché al mondo è difficile far meglio di così. Spider-Man, i risultati si vedono. Rimane sempre questo assunto, se Shaq mandato sul fondo riapre per Rose che gli restituisce il pallone, attacca Bryant, va fino in fondo, deve fare buonissimo impatto in gara 1, ecco l'entrata nel triangolo per i Lakers, ricezione taglia però San Antonio, un attacco importante, palla dentro per Shaq, fuori per Hunter, fuori ancora dopo essere tornati in televisione, adesso c'è Jerry West, il nuovo Deus Ex Machina dei Grizzlies, il tiro da tre della sua vita, ma che in passato si è lasciato andare a dichiarazioni abbastanza e poi lui intanto si pentirà anche di dirle queste cose, tutti con la stessa idea, gli Spurs hanno fatto un gran conto. Bisogna vedere poi se è la stessa idea di Ginobili, che pare sul punto di cambiarla, mentre è andata fuori dai propri ritmi, continua la rimonta dei Lakers, palla nell'angolo per Fox, alza per Shaq di fare tutto, lo Staples si ria dopo un secondo quarto totalmente letargico, qui vedersi ha guidato in cabina di regia da uno che non poteva neanche fare il playmaker titolare della nazionale francese. No, è completato la differenziale anche di squadra. E lo Staples sì, non è il trattamento normalmente migliore per quella situazione. Anzi è andata bene più di una volta, gli Spurs è andato a vedere il punteggio della partita. Lakers adesso hanno stretto due o tre viti in difesa. Bowen attaccato ancora da Bryant, è costretto a scaricare dentro per Shaq. Molto o meno Shaquille O'Neal, eccola la ricezione del 34, taglio di George, ancora uno contro uno, Shaq appoggia. Sempre pressato da Horry, il raddoppio ancora non si materializza, arriva in questo momento, arriva anche il fit. Cosa hanno fatto i Lakers qua? Hanno cambiato atteggiamento difensivo sul primo movimento di Rose. Shaq con Rose che va da Duncan, preso adesso da Shaquille O'Neal con Horry per Rose. Duncan incrocia davanti a Shaq, perde. Viene eletto giocatore della gara questo signore, 28 e...